Buongiorno, io sono Danila Maddolini della Prevost SRL, che è un'azienda storica nel campo della produzione di proiettori 35 mm. Oggi stiamo chiaramente assistendo a una trasformazione del mondo, quindi anche in ambito cinematografico, e quindi è ormai un dovere passare al cinema digitale, quindi attrezzare tutte le sale con nuovi impianti di nuova generazione. Quindi questo dovrà avvenire in Italia entro il 2013, quanto per quella data tutti i distributori hanno confermato la quasi totale cessazione dell'esistenza di film in pellicola 35 mm. Quindi in questo momento gli esercenti si trovano appunto davanti a questo out, e quindi a questa decisione che va presa, insomma, al più breve tempo possibile. Circa una metà delle sale in Italia sono già digitalizzate, ne restano un'altra metà. Non è detto che tutti lo facciano, perché chiaramente è un investimento di un certo tipo dal punto di vista economico, quindi alcune realtà purtroppo dovranno magari soccombere, quindi di decidere di non andare avanti con la loro attività. Fortunatamente in quest'ultimo periodo anche alcune aziende produttrici di proiettori, come la NEC che noi rappresentiamo e la Sony, hanno presentato sul mercato dei prodotti innovativi dal punto di vista tecnologico, ma anche molto vantaggiosi dal punto di vista economico, quindi questo aiuterà comunque alcuni di questi esercenti in questo passaggio. Noi come azienda cosa possiamo fare? Intanto proporre il meglio che il mercato in questo ambito può offrire, quindi sia con Sony che con NEC abbiamo sempre offerto dei prodotti di una qualità decisamente valida e superiore. Abbiamo iniziato a digitalizzare sale 6-7 anni fa, i clienti sono molto contenti, il risultato è stato ottimo. Quindi vogliamo proseguire su questa strada, e dall'altro canto cerchiamo di aiutare gli esercenti venendo incontro un po' alle loro esigenze, quindi assistendoli nelle preparazioni delle domande ai vari bandi regionali dove esistano, assistendoli nell'accettare il loro credito digitale che è concesso appunto ed è richiedibile al Ministero entro la fine dell'anno, e poi diamo una mano quando è necessario anche con un piccolo aiuto economico nel poter permettere questo investimento, magari con un po' di mesi di dilazione, insomma di respiro, in modo che anche per le piccole realtà non sia una situazione economicamente diciamo drammatica. Qualità, massima qualità, quindi esperienza, perché ormai da tanti anni che operiamo in questo ambito, e poi anche supporto dal punto di vista e amministrativo e anche naturalmente finanziario.